Eccoci qua, finalmente parte il nostro venerdì e parte con Vincenzo, Vicenza Vietnam, in realtà Tiger. Poi ci dirà lui un po' come funziona. Cosa da pazzi stasera, veramente formidabile. Restate con noi, vi raccomando. Soddisfazione è nostro miglior premio. E quindi? Presidente, sì, ma la sua soddisfazione è il nostro miglior premio. Eccoci qua, partiti in radio in FM 90-200, cose da pazzi, ecco qua. Conduce Alfonso Paoletta. Ecco, sono io. Cioè, Alfonso Paoletta. Bene, ce lo ricordano in realtà. Allora, buonasera, benvenuto il nostro Tiger Vincenzo Vietnam. Come cavolo ti chiami? Diciamo la verità. Allora. Tiger Vince. Come? Attenzione, aspetta, abbiamo la presentazione. Vai! Signore e signori, questa sera a cose da pazzi, il re di Pontecagnano. Colui che con un solo nome, soprannome Tiger Vince Fan Club. Bene, benvenuto Tiger Vince Fan Club, Vicenza Vietnam. E chi può, cioè, ti hanno dato mille nomi, no? Certo, qual è quello che ti piace di più? Tiger. Perché? È un uomo tigre forte. Cosa? Un uomo tigre forte. Chi? Vincent. Bene, allora diciamo che in realtà tu ti senti un tiger. Sai, sì, che cos'è un tiger? Una tigre. Bene, e tu ti senti? Forte. Chi? Da uomo. Cosa? Da persona. Quando? Di tutto. Bene, allora, detto questo, beh, abbiamo chiarito un po' le cose. Beh, da casa adesso è tutto molto più chiaro. Allora, tu vieni da? Da Pontecagnano. E in genere stai a? A Demetra. Cosa? Faccio di tutto. Quando? Di tutto fare. Chi? Da quando? Cosa? Di tutto fare. Bene, allora anche questo è molto chiaro. Vediamo che ci avviciniamo a capire bene la sua vita. Allora tu ti alzi? La mattina mi alzo, ma dall'isola Bonita faccio tutto lo fare. Cosa? Di tutto fare. Quando? Quello che si sa da fare. Chi? Del proprietario. Quando? E tutto. Come? Dalla spiaggia. Bene, ma ok. Che cazzo stai a dire? Non lo so che cazzo sto a dire, nel senso. E quindi? E quindi adesso lo presentiamo, bene. Allora, diciamo che Tiger è famosissimo a Salerno. Sì. Il motivo? Il motivo, faccio DJ di notte e di la mattina faccio di tutto fare. Ma lo sai che lui è DJ? Chi? Lui. Piacere, Tiger. No, Tony non può parlare senza. Dici? Diciamo. Tony. Ecco. Abbiamo. Ecco, adesso è tutto chiaro. Abbiamo Tony. Ecco. Allora, lui fa il DJ. Bene. Io faccio tutto fare da. Diciamo, da Tony. Cosa? Tutto fare da Tony. Chi? Ti fai fare. Ah, tutto ti fa Tony. Cosa? Il DJ. Quando? Di notte. Cookie. No, bravo! Allora, tutte queste penne. Le penne mi sembrano per scrivere la trofe per la gente. Con la gente. Chi? Che me lo chiede. Cosa? Ma l'autografo? Sì, l'autografo. Ah, ok. Cioè, in realtà tu in un giorno quanti autografi riesci a. 1000 persone. Ah. Chi? Le persone me lo chiedono. Sono 1000? Sì. Cioè, tu tutti i giorni devi fare. Tutte le 1000 fan, come devo dire? Cioè, metti 1000. 1000 firme. Tutti i giorni? Sì, tutti i Quindi, giorni. Quindi, in 30 giorni, quante firme metti? Parecchio. Fai un conto. Se ne metti 10.000. In 30 giorni? Sì. E aspetta, allora, un giorno abbiamo detto. Una settimana. Bene, allora, Tony, partiamo. Allora, in un giorno, quante firme mette? 10.000, no. No, fammi parlare con. Vai, in un giorno? 1000. Ok, in 30 giorni? 3.000. Benissimo, ok. Non esagerare. No, ecco, non esagerare. Se sono 1000 in un giorno, perché esageri e dici che sono 3.000 in 30 giorni? Io ho tante penne, lui c'è una sola. Come fa? No, ma lui parlava di te. Allora, ripetiamo. Quindi 1000 in un giorno, in 30 giorni sono? Una settimana. No, dico, le firme, se sono 1000 in un giorno, in 30 giorni sono? Un mese. Sì, e in un mese sono quante firme, se sono 1000 in un giorno? Da lunedì alla domenica. E per la domenica è festa, non si firma. Ok, allora, dicevo, ritornando, 1000 in un giorno, in 2 giorni sono? Una settimana.
Allora, aspetta, allora no, non parliamo della settimana, no. Parliamo del fatto che andiamo un attimo in musica e poi ritorniamo. Ne continuiamo da soli qua con Facebook. Bene. Fabi Fibra, lui è un fenomeno! Ciao! Eccoci ritornati in diretta, eccoci, perfetto. Allora, stavamo con Tiger. Allora, facendo una prova virtuale, in realtà, come funziona quando un cliente arriva nei locali dove lui va a fare il DJ. Il DJ. Cioè, è cambiato, non sì. Fai più quello che... Ah, boh, attira i clienti. Ecco, fai l'attira clienti. Allora, fa un po' di tutto. Allora, Tony, tu arrivi, dici buonasera. Facciamo finta che devi entrare. Buonasera. Ciao, buonasera. Allora, io sarete ospite nel mio locale, Alessia Bonita, porto a mangiare una pizza. La pizza è quella che vuoi, quella è... Fai anche cameriera all'ingresso? Sì. Cioè, prendi già le ordinazioni? Sì, prendi anche le ordinazioni. Già, quando tu lo vedi all'ingresso, già gli fai... Già io dico l'ordinazione a lui. C'è il menù, sì. Lo conosci a memoria il menù? Sì. Ok, c'è dimmi. C'è la vita scelta per te, il pranzo, quello che le vuoi. Ecco, adesso bisogna capire bene quello che le vuoi tu. Cosa vuoi? Che pizza vuoi? A margherita. Ok. Io te la faccio con i miei gusti. I cosa? I miei gusti. Che cos'è? La margherita. I miei gusti è una pizza? È una pizza. Si chiama margherita o miei gusti? Meglio gusti o meglio la margherita? No, non capisco, aspetta, lui vuole la margherita perché gli vuoi dare i meglio gusti. E vuoi scegliere la meglio margherita. Ma quella la margherita è una, cioè... Mentre il pomodoro e la mozzarella. Perché lo chiami meglio gusti? Meglio gusti che l'ha scelta lui. Chi? Lui. Ma l'ha detto la margherita lui. E io ci metto i meglio gusti da lui. Aspetta, allora ti stai chiedendo la margherita perché gli vuoi dare i meglio gusti? E ci metto la mozzarella e la salsa, come dire, la salsa. Ma perché fai anche il pizzaiolo? No, faccio la scelta. E fai la scelta, lui ti sta chiedendo la margherita perché gli devi dare i meglio gusti? Io dico al pizzaiolo, scusa, fammi una margherita. E io gli sceglio il meglio gusto. No, allora aspetta, che non è chiaro. Cioè, che significa tu scegli il meglio gusto? Il meglio gusto del cliente. Ma lui te l'ha detto già che vuole la margherita. Mettere il meglio, se mai. Cosa? Mettere il meglio. Di cosa? La mozzarella di bufala. Cioè, lui ha capito. Allora, agli altri date la schifezza, lui che l'ha fatta entrare tutto, gli dà il meglio. È il meglio. Ah, ok, quindi fidatevi di questa cosa, bene. Allora facciamo finta che io entro e non ci sei tu. Che cazzo mi mangio? Facciamo un'altra cameriera. E mi dà? L'ordinazione. Però non prendo il meglio gusto. E il meglio gusto te lo sceglio io. E te, Peppe, se non ti trovo io, cosa mi mangio? Ci sta sempre, Tiger. Sempre? Chi? La persona. Però. Allora, no, aspetta. Allora, quindi praticamente tu, tutti i clienti fai così? Sì, tutti. E quanti clienti entrano? Diventa 50-60. Clienti. Sì. E poi ci metti anche l'autografo? Certo, la firma la metto sulla pizza. Sulla pizza metterò! Ma no, con la penna, con la metto la mozzarella. Con il dito? No, con la mozzarella sopra. E come si mette la firma con la mozzarella? Con la taglio e metto la firma sopra. Cioè, le tagli tu? No, la taglio il pizzaiolo. E io gli dico la direzione che ci metti sopra. Aspetta, perché sto perdendo un attimo un po' la... Allora, scusami... grazie, capisci? Vuole un attimo. Allora, tu prendi la mozzarella. Sì. La fai tagliare. Sì. E in quel momento firmi con la mozzarella. Sì. Come fai? Prendo la forbice per tagliare la mozzarella e becco la firma sopra. E che scrivi? Scrivo Vincent. E quanto tempo ci metti per scrivere Vincent con prendi la forbice e tagli la mozzarella? L'alfabeto. Certo, cioè non è che puoi scrivere, voglio dire, con la matematica. Però dicevo, quanto tempo ci metti in piedi? In piedi? In un'ora. E seduto? Seduto lui. No, tu hai detto in piedi. Lui è seduto, io ti metto in piedi per scrivere. E quanto tempo ci metti? Un'ora. La Madonna. Un'ora? Scusami, sono 50-60 ore, sono 50-60 clienti. Io basterò il pensiero per scrivere. Va bene, andiamo un attimo in musica, che è meglio in questo momento. Siete su Radio Pessimo, cose da pazzi.
Bene, allora, siamo ritornati in diretta. Nel frattempo noi stiamo anche in diretta Facebook e parliamo con il nostro Vincent. Allora, caro, dicevamo un po' di cose che fai, dal DJ all'ingegnere, al costruttore, al camorrista, cioè al territorio, eccetera. Non so come puoi definire questa cosa. Bene, però è vero anche che è arrivato adesso un messaggio dove dicono e chiedono di te sotto forma politica, di un partito che hai fondato. Ho fondato un nuovo partito che non ho scelto loro, l'ho scelto io. Il partito si chiama Non ho parole. Cioè, un po' quello che sta succedendo a me in questo momento, regia, ecco. Posso capire il motivo per cui tu hai fondato questo partito? Allora, o hai affondato, non so adesso. Il partito l'ho scelto io perché lo voglio creare in diverso modo. Quando lo voglio creare più aperto. Voglio fare... È troppo chiuso, Tu non fai entrare nessuno, e che, cioè, voglio dire, è normale che è chiuso, no? Lo voglio creare, parte dell'ex trabacchificio, lo voglio fare. Quindi apri la porta. Sì, la porta. Apriamo la porta, poi lo voglio poi mettere per la gente, chiunque si trovano bene, chiunque si divertono. Ho capito, quindi praticamente e si chiama il partito? Partito Non ho parole. Ok, praticamente tu vai a fare un comizio e non hai parole. No, il comizio lo presenterò, però il partito lo chiama solo ma non ho parole. Ma posso... Ho capito. Allora, quella è viva, quella là. Perché... Allora, fammi capire. Allora, il motivo per il quale hai chiamato Non ho parole la tua lista, che ne so com'è. La lista per il partito. Ecco, bravo, scusami. No, figurati. No, allora, dicevamo? Allora, io... Hai fatto un ragionamento, hai scritto... Qual è il tuo ragionamento indietro a Non ho parole? Allora, ho fatto un ragionamento, ho fatto un piano grafico. Un piano per gli anziani e un piano per i bambini. Quando è finito il piano, hai visto, diciamo, tutta la tua tutto quello che volevi fare, a un certo punto hai detto: mamma mia, non ho parole. Sì. Ecco, e quindi, cioè, nel senso, cazzo, cioè, che sono bravo, cioè, sono riuscito a fare tutta questa cosa. E allora, perciò nasce Non ho parole, perché a un certo punto è talmente così grande la tua capacità politica che non hai parole. Sì, ho creato questo partito, allora io mi sono messo avanti, allora ho detto, oggi vanno, o non ho parole, allora voglio creare sempre una cosa, mi assisto. Okay. E quindi? E quindi quante persone c'erano dietro? Da dietro di me erano 1000. È standard il numero 1000, sì. Quelli là che fai gli autografi sono gli stessi. No, quella che mi vanno a votarmi. E quindi diciamo che. Quindi hai 1000 voti? Sì, ho 1000 voti. E quindi diciamo sei già molto avanti. Sì, ho già da parecchio proprio. Hai 1000 voti? Sì. Ok. E adesso ci sono le elezioni. Quando è che... Le elezioni saranno a maggio, allora io. Stai cominciando a lavorare su. Allora io voglio lavorare in avanti, voglio votare. Un futuro avanti. Bisogna guardare avanti. Sì, avanti, sì. Ho capito. E tu guardando avanti, cioè, qualcosa vedi? Il mare. A Ponte Cagnano? No, a Ritolagna. E se ti guardi indietro? Guardi indietro vedi i monti. Okay. La Madonna! E se guardi a destra? A destra vedi il panorama. E a sinistra? La Madonna! Vedo i grattacieli. A Ponte Cagnano? Sì. Ho capito, l'hai costruiti tu? No, hanno costruito i sindaci. I sindaci che hanno costruito questi grattacieli, ma dove li hanno costruiti? Perché io ho un po' difficoltà. Allora, l'hanno costruito a via Putetti. I grattacieli? Sì. Quanti piani? 8 piani. Il grattacielo? Sì. Ho capito. In genere li fanno di 8 piani. In America le torre gemelle quanti piani erano, Tonino? Quanti? Erano 20. Ho capito. Erano 20 i piani delle Torri Gemelle. Sì. Ho capito. Signori, è finita! Sì, sicuramente. Bene, allora tu adesso la prima cosa che farai quando sarai eletto sindaco, qual è? E allora, quando sono eletto sindaco, io voglio creare un bel panorama, una bella strada che si è messa pulita, aggabbata e sistemata. Anche per i bambini. Soprattutto per i bambini. Certo, un pacco per i bambini sempre ci vuole. Devi fare il pacco già ai bambini. Un pacco sempre ci vuole per i bambini. Ma come il pacco vuoi fare ai bambini il pacco? Scusa, a Ponte Cagnano non c'è nessuna struttura che ce l'abbiamo. Ma un pacco non glielo puoi fare, gli devi fare un parco. Bravo, io un pacco pensavo. Allora, sai, i pacchi paccotto contro paccotto. Capito. Bravo.
Allora, ma il mare, secondo me, no? Io adesso ti do un. Poi fai tu nella tua, sì, nel tuo programma, puoi inserirlo questa. Il mare lo vedo un po' troppo color verde. Possiamo fare che sia un mare più azzurro, più. Allora, io il mare lo voglio creare più l'atmosfera più pulita, la spiaggia, ecco, le idolane più pulite. Ecco. Gli stabilimenti più puliti. Ecco, diciamo una lista pulita. Zitto. Devo stare zitto. Ah, yes! Ho capito. E io non ho parole perché veramente sei forte. Ma per cambiare il colore del mare, perché è troppo, sai, scuro, come posso. Devono mettere dei massi nell'acqua per non far arrivare la spocchizia. Secondo te la spocchizia arriva con i massi, senza massi, con i massi cambia qualcosa? Cambia che il sindaco non ci vuole parlare con noi. Ma. Cioè lui non prende i massi e li porta nell'acqua. Certo. Dovrebbe farlo tutte le mattine. Ecco, e dove li prenderebbe adesso questi massi? Dobbiamo prendere noi. Tu dai i massi al sindaco. Scusa, i massi tu dove li prendi? Li faccio fare. Dal cemento. Dal cemento prendi i massi e li porti al sindaco. E il sindaco deve portarli a mare. A mare. Ecco. Ho capito. Va bene. Quindi il mare viene pulito così. Viene pulito. Ok. Mentre. Siamo in onda, sveglia! Ecco, bravo. No, mentre l'altro punto del programma era. È partito. Sembra non ho parole. Ho capito, il programma era il punto del programma. Il punto del programma è le spiagge più pulite. Ecco. Abbiamo poi detto la via più pulita. Ok. E per fare una via più pulita, che via bisogna fare? La via più pulita deve essere all'interno, all'esterno. E come bisogna fare per farla più pulita una via? Bisogna creare. E come bisogna crearla? Basta trovare un traccio per fare la via più pulita. Quindi il sindaco deve prendere lo straccio e deve pulire la via. Ci sono gli spazzini. Ci sono gli spazzini. E spazzini hanno collaborato con noi. E gli operatori ecologici ci chiamano. Sì. Ecco, che sono gli spazzini? Gli spazzini. Sì, in italiano si chiamano. Mondezza. No, gli spazzini in italiano si chiamano. Come si chiamano? Operatore ecologico. Come si chiamano? Lega Ambiente. Amiche, no, stavo un attimo sospirando, no, perché oggi abbiamo, perché gli amici che si sono appena collegati su Radio Pestum 90 200, abbiamo come ospite Tiger in arte. Ciao. Però ha più nomi, come ti chiamano? Anche? Tiger Vince. Oppure? Vietnam. Oppure? Vincent. Oppure? Vincenzo. Beh, ok, cioè, metti un po' più qua, hai tanti nomi. Certo. Bene, allora Vincenzo, abbiamo parlato un po' della tua vita, siamo quasi in conclusione, mancano 10 minuti. E sei stato bene in radio? Certo, mi sono divertito. Bene, noi fa piacere che ti sei divertito. Anche per me. Bene, perché noi volevamo proprio questo, farti divertire. Certo, io mi sono sentito proprio un ragazzo allegro. Ecco, quindi storia di ordinaria allegria, tu ti senti? Allegro! Allora, abbiamo capito il senso di questa trasmissione, Vincenzo. Che mi piace il tuo sguardo. Ti piace il mio sguardo? Anche di Tony. Bene, il melone. Chiedi come si sente. Come ti senti, Tony? Male. Bene, voglio dire, dice assolutamente la verità, capito? Certo. Certo, per farlo sentire bene, cosa faresti? Ti faccio una bella femmina. Allora, negli ultimi 10 minuti abbiamo capito di cosa parlare. Allora, gli porti una bella femmina. A te le femmine come piacciono? Ah? Belle mature. Cioè, nel senso mature come? Dallo sguardo. Ma per l'età o per il fisico mature? L'età non ci serve, però se la presenta. Chi? La lei donna. Si deve presentare? No, lei viene a me e mi chiama. E ti faccio vedere il locale. No, gli fai vedere il locale, gli fai vedere un'altra cosa. E che gli devo fare? Che ne so io? Lo sguardo. A parte lo sguardo, penso che ad un certo punto gli fai vedere qualcosa. E che gli devo fare? Non lo so! Non si può dire! No, lo possiamo dire, abbiamo. No. Questa trasmissione non è censurata, è cosa da pazzi. Peno! No, che già non lo devi dire! E che glielo devi dire? Ma non glielo devi dire! Glielo devi far vedere! Addirittura! No, aspetta! No, aspetta, no, perché abbiamo un sacco di gente che ci sta guardando. No, dicevo, tu quando incontri una donna matura, cioè, nel senso, ti faccio una domanda. Ok, la donna matura per te è una donna che ha una certa età oppure non ha una certa età? È meglio che io vado a chiedere. Ho capito, ma. E quindi la donna che ti piace come deve essere? Lo sguardo innamorato.
È che, cioè, che la prima volta che ti vede si innamora su, no? Certo, si guarda innamorato subito. E come fa lo sguardo innamorato? Dolce. Come? Dagli occhi di cuoricini. E come si fa? Non lo posso fare, perché non ce l'ho gli occhi cuoricini io. Perché non sei innamorato? Certo. Ma sei stato innamorato? Io ho parecchie donne. Hai avuto parecchie donne? Sì. Mamma mia, che bello. Complimenti. Senti, come mai poi? Cioè, alla fine, qual è la donna? Umora, bionda, formosa? Qual è la donna che più ti piace? Allora, la mia donna preferita è stata più... come si chiama? Shakira. Sei stato con Shakira? Sì. Ho capito. Bene, no, mi sento un attimo un po'... sai, un perdente vicino a te a questo punto. E senti, oltre Shakira, una un po' più normale, cioè ne sa più di basso profilo. Una ragazza di Salerno, l'ho conquistata, l'ho portata al cinema. Cinema. Ecco, al cinema. Ho fatto gustare un bel film. E solo il film l'hai fatto gustare? Certo. Cioè, basta, niente più? No, niente più. E poi lei che cosa ha fatto dopo che hai fatto gustare? Mi ha toccato. Ti ha toccato? Cioè, nel senso, sulla spalla ha detto grazie per il cinema. Certo, io ho dato anche il bacino sul viso. Sul viso? Sì. E non l'hai toccata? No. E volevi toccarla però? No, che ne sono il tipo. Tu non le tocchi le donne? No, le guardo solo. E già basta? Cioè, a te serve solo guardarle? Certo, se sei un ragazzo innamorato così ti deve fare. Se sei? Innamorato. E poi non le... col tempo le tocchi? Beh, quando c'è il tempo... Perché non hai molto tempo tu? No, che non lo posso conquistare adesso. In che senso? Cioè, non la posso. Non la posso mettere incinta adesso. Non la puoi mettere incinta subito? Prima sera? Prima sera. Ok, più o meno quanto tempo passa prima che la metti incinta? La devo prima conquistare bene. Perché sennò altrimenti non esce bene. Mi picchia! Ho capito. Cioè, la devi prima convincere ad innamorarsi di te e poi la metti incinta. Certo. Dopo gli scrivi una lettera d'amore. Lo sai che però, cioè, non è che devi subito partire così, diciamo, mettere incinta. Con Dalma. Cioè, nel senso che ci sono dei rapporti normali che non si arriva subito a quello. Certo. Sono le precauzioni. Le precauzioni si devono fare con Dalma. Dicevo, ci sono delle precauzioni che si prendono. Tu le prendi? No, non le prendo. E perché? Che non mi piacciono. E perché non ti piacciono? Che non riesco a creare. No. Allora io lo faccio con Dalma. Cioè, non riesci. Ma quelle si comprano le precauzioni? Lo so, ma io non le faccio con Dalma, io non le prendo in farmacia. Le costruisci tu? Come? Fammi un esempio di un copertone. Cioè, con la mano. Con la mano? Che fai? I tocchi. Cioè, stiamo andando un attimo. Cioè, tocchi che cosa? Cioè, va bene, abbiamo capito. La spalla. Ok, cioè, bene, allora tu. Vabbè, hai tu il tuo punto G, diciamo. Cioè, secondo te il punto G della donna è la spalla. Ecco. Gli guardi il viso. Ecco, e lei si. E degli occhi. E si eccita. Certo. E viene innamorato di me. E si innamorano di te. Bene, ok. È molto semplice la tua vita. In questo momento stai conoscendo qualcuna. Cioè, ti stai. Ho conosciuto una ragazza di Bonegnano. Cioè, vicina, perché poi sei troppo lontana. Tu sei a piedi, un casino. Sì, vai a casa sua, la vai a prendere. No, lei si trova sempre da me. Perciò stai sempre lì? Sì, che lavora. E poi quando finisce di lavorare, gli metti la mano sulla spalla. No, gli metto la mano sulla spalla e gli dico buonanotte. E lei ti risponde? Sì. Cioè, nel senso dice... Ci vediamo. E si è eccitato? Si è eccitato. E da quanto tempo dura questa storia di eccitamento con questa ragazza? Dalle 8 fino a mezzanotte. La tocchi sempre? No, a lavorare. La vado a guardare come lavora. Cioè, ti metti là e la guardi? Sì. E non si sente un po' in imbarazzo lei perché tu guardi tutta... No, che lei proprio si... Come gli piace? Cioè, proprio suda. No, sudando no. No, nel senso che lei è molto così. Ecco. E tu poi ti siedi lì, mangi e la guardi. No, mi siedo e guardo lei come lavora. Tutta la sera? Sì, tutta la sera. E dopo lei quando mi chiede un favore io lo faccio. E il favore è toccarla? No, dare una mano in cucina. Vai in cucina? Sì. E cosa ti fanno fare in cucina? A lavare i piatti. Bene, ecco. E questo è amore, cavolo. Certo. Cioè, questo è veramente amore. Bene, e quindi è finito di fare i piatti, ti fa toccare la spalla. Voglio dire, non male, no? No? Tu sei proprio innamorato di lei? Da parecchio. Da parecchio? Quanti anni ha lei? Lei ha 27 anni. E da quanti anni sei innamorato di lei? La prima volta che l'ho vista. E quanto più o meno tempo? Sono 4-5 anni. Che sei innamorato di lei? Lei è fidanzata? Non lo so.
Non te lo dice, mi non sa. Non me lo dice proprio. Perché poi sei, sai. Belle cose. Ecco, poi sei. Però sai, il rapporto di coppia è pesante, le regole. Sì. È meglio stare single. Allora è meglio essere così. 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 Perché... Ognuno ha i lavori quando so. Ma sai perché? Ma non è perché uno. È perché veramente è pesante. Le donne sono difficili da gestire. Certo. Le tante regole, dove vai, dove non vai. Tu sei uno che gira sempre, fai il DJ, fai l'ingegnere. Fai... Cioè, nel senso, una donna vicino a te sarebbe veramente un qualcosa di pesante. Vergognoso. No, vergognoso, però sarebbe qualcosa di pesante, di brutto. Cioè, nel senso, tu sei un uomo libero, sei un grande imprenditore, adesso andrai in politica, quindi hai bisogno di libertà, di tante donne che magari, voglio dire, vorranno essere toccate sulla spalla, cioè, capito? Quindi puoi in qualche modo, complimenti. Grazie. Bene. Allora, no, sto vedendo più o meno l'orario perché ok. Allora, abbiamo parlato anche dell'amore. Allora, ecco, giusto la regia, bravo. Allora, mi diceva la regia, vuoi salutare la tua ragazza? Allora, io sono la mia ragazza che sta di me stasera, sta lavorando. Ciao Carmen, un bacione da Tag e Vince. Un saluto a tutti i ragazzi di Demeta, a Gaetano, a come si chiama là? Vabbè, dai. A Sara, a tutti Sara. I ragazzi. Ecco, non te la ricordavi, Sara? No, non me la ricordo. Perché non ti piace molto. Ecco, bene. Perché il tuo accompagnatore lo vuoi salutare? Il mio accompagnatore è Donato. Ciao Donato. Guarda, si chiama Lello Marino. Lello Marino. Che... Lello Marino, ma come fa a accompagnarti? Lo chiami Donato. Scusami. Non ho sbagliato, scusami. Ecco, adesso inginocchiati. Ciao Lello. No, scherzo, no. Ecco. Bene, allora adesso siamo per chiudere. E siamo arrivati al momento, quello là più triste, no? Quello certo. Che ci salutiamo. Quando ci possiamo vedere? Cosa? Quando ci possiamo vedere? Perché ci dobbiamo vedere? No, per vedere il Ponte Gagnano. Ah no, vabbè, nel senso quando verrò a Ponte Gagnano verrò a Demetra, mi devi far conoscere Carmen. Certo. Ecco, perfetto. Ci conosce anche il mio direttore, Gaetano. Vi fai conoscere tutti, perfetto. Mi sono felice, verrò sicuramente. Vieni anche a gustare la pizza di Isola Bonita. Ma verrò dove sei tu, ok? Tu vieni a sentire la mia musica. Ti ricorderai di me e mi riconoscerai? Certo. Ok, abbiamo è saltato un faretto, bene. Ho toccato io. No, non è toccato tu. Bene, non so adesso se la regia può fare degli accorgimenti, ma siamo in chiusura, tanto ormai abbiamo quasi terminato. Allora, però, alla fine di tutto, no? Cioè, sì. Si chiude questa parentesi, speriamo poi più in là di farne un'altra con te, perché sei simpaticissimo, sei una bellissima persona, sei disponibile, tutto. Certo. Noi ti abbiamo regalato un'ora... Anche per te. Grazie, abbiamo regalato... abbiamo... Cosa, regia? No, dicevano di non farmi toccare la spalla. Toccami la spalla. Ecco, funziona. Devo ripetere? Toccami la spalla. La spalla. Beh, la spalla. No, la spalla. Bene, però tu devi fare un po' la faccia quella là pure sensuale. Dai, proviamo, toccami la spalla. Bene, abbiamo proprio toccato il fondo. Bene, abbiamo avuto con noi Vincenzo Landi in arte Tiger Vince, oppure detto in qualche modo Vincenzo Vietnam. Allora, veramente è stata una puntata bellissima. Vi rinnoviamo l'appuntamento domenica alle 8, c'è la replica. Ok. Puoi far sentire tutta Ponte Cagnano e Salerno, okay, la tua performance. Ciao ragazzi. Spero che diventerai più famoso di quanto sei già. Non mi aspettate domenica sera alle 8. Dove ti devono aspettare? Su Radio Pestum. Bene, bravo, complimenti, è diventato già un grande speaker. Bene, grazie a tutti di essere stati con noi. Salutiamo Tony. Ciao Tony. Cosa? Alla prossima. Bene, meno male che c'era lui a dirlo. Alla prossima, ragazzi. Ciao ragazzi. Cose da pazzi.